Ciao a tutte, ben ritrovate sul mio canale. Oggi video dei preferiti dell'estate. Ho una marea di roba da farvi vedere, cose che già magari avete visto nei precedenti video, ma che mi hanno accompagnato, diciamo, tutta l'estate, quindi quelli che ho utilizzato di più, quelli che sono entrati magari, nell'ultimo periodo, ma per me proprio preferiti in assoluto. E vado in ordine in base a come mi trucco, per cui inizio subito dal primer, il mio unico e solito primer, che è questo qua, che è di Dior. In realtà ne ho anche un altro, ma ormai io vado pazza per lui, quindi questo primer è il Dior Skin Forever and Everywhere. È una base, appunto, base viso, mi aiuta a tenermi a bada il sebo, per cui mi tiene opaca, o dovrebbe tenermi opaca per diverse ore. Insomma, io non mi sono truccata tantissimo quest'estate, le poche volte che mi sono truccata è stata per fare i video soprattutto, però appunto le volte che mi truccavo mi affidavo a lui. SPF 20. Dall'apertura dura 12 mesi, quindi 30 ml. I prezzi, vi chiedo scusa, non me li ricordo, quindi non è sicuramente un low cost, però ne basta davvero pochissimo e dura tantissimo, quindi io lo straconsiglio. Poi, sempre di primer, ma parliamo di occhi, vi straconsiglio questo di Kiko. Anche lui l'avete visto spesso nei miei video, una base occhi che tende a neutralizzare la palpebra, quindi la lascia bella omogenea senza far evidenziare le venuzze, appunto le copre benissimo. Un prodotto low cost, costa all'incirca su 6 euro, io l'avevo preso addirittura anche a meno perché era in offerta, per cui lo ricomprerò sicuramente appena terminato perché mi piace tantissimo. Allora è un 10 ml e dall'apertura dura 6 mesi. Come fondotinta, torniamo appunto al discorso, mi truccavo poco, per cui ha fatto quest'estate delle giornate davvero pazzesche, per cui non potevo proprio mettere su niente, ma appunto le poche volte che mi truccavo mi sono affidata a lui, e questo è il cushion di Yves Saint Laurent, Encre de Paix, perché insomma anche l'accento vuole il suo, insomma, al suo perché. Io ce l'ho nella tonalità 40, questa credo sia la terza confezione che ricompro, io riprendo soltanto come si dice, la ricarica, ecco, l'ho appena comprata, questa praticamente la sto prosciugando, però per farvi vedere quanto mi piace questo prodotto, l'ho ricomprato per la terza volta. Ho fatto anche il video e vi lascio giù il link perché lì mi vedete come applico appunto questo fondo. Basta che aprite la tendina, quello è l'info box. Guardatelo sempre perché io tendo a scrivere sempre lì. Lo dico e lo faccio, quindi guardate sempre lì. Anzi, questo video avrà un info box lunghissimo. Andiamo avanti con il fondotinta. Questo non è stato, diciamo, un acquisto di prima estate, l'ho acquistato già che eravamo estate inoltrata. Sto parlando del Lancôme Tinted All Ultra Wear e io ce l'ho nella tonalità 03. Questo fondo è meraviglioso, sono felicissima di averlo preso. Ha un profumo buonissimo, è un piacere indossarlo. Ha una tenuta pazzesca, non è waterproof, ma dura davvero. Che buon profumo! Davvero tantissimo. Sono felicissima di averlo acquistato ed è uno di quelli che ricomprerò sicuramente. Quindi SPF 15, 24 ore. Vabbè, non esageriamo, però appunto è un fondotinta che non senti sulla pelle, rimane perfetto, rimane lì senza che se ne vada in giro comunque. Un 30 ml e dalla data di apertura dura 12 mesi, sì. Anche questo straconsigliato. Continuiamo con la base, vi faccio vedere, non l'ho preso prima mai. La cipria, fondamentale per il periodo estivo. Avevo terminato quella di Yves Saint Laurent, che per me è la top, magari vi lascio la foto da qualche parte. Per me
quando mi chiedono appunto che cipria mi consigli, mi consiglieresti di acquistare, io dico sempre assolutamente lei. Non ho da mostrarvela perché stranamente non l'ho ancora ricomprata. Oppure questa di MAC che è la Studio Car Blend Pressed. Io ce l'ho nella tonalità medium, che è questa qua. Una cipria leggerissima, ecco, lei va di pari passo con quella di Saint Laurent. Costa un po' di meno, un bel po' di meno, però è un'ottima cipria. Lei lo stesso l'avevo terminata e ricomprata. Una cipria dal finish leggerissimo e c'è una bellissima cipria, quindi io questa la consiglio assolutamente, ma ripeto, il mio top è quella di Saint Laurent, quella trasparente. E poi, come non nominarvi lei, che è la palette per eccellenza, questa di Becca, fatta così, contiene appunto due illuminanti, una terra e un blush. Una palette fantastica, questa è una di quelle che ricomprerei ad occhi chiusi, è un illuminante bellissimo. Vediamo, magari ve li faccio vedere, sperando di non far cadere nulla. Non so se è bellissimo, questo illuminante è bellissimo, luce pura, fantastico proprio. Poi c'è anche il blush delicatissimo, molto, molto luminosa, ecco, un effetto di, come si dice? Di pelle sana, di colorito sano, proprio bella. La ricomprerei assolutamente e la consiglio a tutte. Se avete modo di vederla, di provarla, ecco, l'unica cosa è che si sporca, ma per quello non ci sono problemi. Un altro prodotto che ho stramato nel periodo estivo è stata questa terra che ho acquistato dalla mia gufettina chic dell'Avon, Avon Glow, che come si chiama lei? Ovviamente Worn Glow. Dalla data di apertura dura 24 mesi, 10 grammi, quindi è fatta così, aveva il sole disegnato che se n'è andato da mo'. Anche lei una polvere leggerissima, quasi non la si sente, ma dà questo colorito bello sano e poi profumo paradisiaco che per me è fondamentale. Ho già fatto la testa così, ma io sto in fissa totale. Prodotti per le sopracciglia, ormai non mi soffermo perché uso soltanto lui, il Brow Pot Neptune di Nabla. Questo qua ho fatto anche qui sul mio canale appunto il video come realizzo le sopracciglia, ve lo lascio giù sempre nell'info box, così vedete un po' come realizzo appunto le sopracciglia. Un altro prodotto stramato è stato questo correttore di Becca, l'acqua Luminous Perfection concealer, insomma è scritto molto così, quindi non si vede proprio, è davvero difficile. Questo è il correttore che io amo di più, è un correttore a base d'acqua, quindi molto idratante, per la mia zona contorno occhi va benissimo. Questo è il correttore che ricomprerò assolutamente, lui rientra tra i miei preferiti e ormai sto usando solo lui, almeno per la zona per illuminare, non è tanto per coprire. Diciamo che per coprire io tendo a utilizzare un correttore un po' aranciato, giusto per contrastare il grigio, lo scuro che mi si forma proprio qua all'angolo interno, ed è sempre il solito di MAC, lo Studio Finish Concealer, questo qua. Che rimane più aranciato, a questo punto così, ma già lo conoscete. Quindi, diciamo che con il viso ho terminato. Un altro prodotto che ho utilizzato e che cerco di, come dire, di mettermelo a vista perché non ho l'abitudine di idratare le labbra e quello è sbagliatissimo. Sto utilizzando questo prodotto che mi ha regalato Steffi ed è la Glam Glow, che ha profumo di menta, è squisito, e quindi lo applico un pochino prima, cioè mentre sto realizzando la base, ecco, me l'avete visto utilizzare anche altre volte. Proseguiamo con i prodotti, vi faccio vedere
Sto ridendo perché i prodotti sono davvero tantissimi, ma così insomma vi do anche qualche spunto, qualche tentazione, non lo so, mi piace quando mi dite mi hai tentata. Comunque passiamo alle palette, anche qui è il solito dilemma, avendone 250.000 è sempre un'impresa, però vi faccio vedere un po' quelle che ho utilizzato di più. Nel periodo estivo sicuramente ho utilizzato la Peach. Di Too Faced, quella che profuma di pesca, buonissima. Anche di lei ho fatto qualche video, magari scorrete tra i video la trovate. Lei è arrivata un po' tardino, ma è andata subito tra i preferiti. Questa qua, la Naked Heat, bellissima anche lei con questi colori caldissimi. Ormai vedete solo video di questa palette. Un'altra bellissima è di questa. Non mi ricordo se ho fatto il video. Se l'ho fatto, ve lo lascio linkato giù. Se no, ve lo faccio sicuramente perché è una palettina che io amo follemente. Adesso non mi ricordo, forse ho fatto qualche look o ve l'avevo promesso e non l'ho fatto. Comunque, questa palette di Joair Cosmetics, bellissima. Tutti ombretti belli, glitterati, bellissimi. È davvero una palette fantastica. Questa l'ho adorata tantissimo. Non ricordo se l'ho presa, anzi no, l'ho presa su Cult Beauty perché queste le ho prese tutte lì. Poi una palette, lo stesso che ho utilizzato è questa qua di Huda Beauty. Adesso tra un po' esce l'altra bellissima, questa appunto presa anche lei, se non sbaglio, da Cult Beauty, ma molto molto tempo fa. Anche di lei ho fatto vari video. Ne ho fatto anche uno di recente, insomma, forse precedente a questo, non lo ricordo, però non date a sbirciare. O ve li lascio tutti giù. Adesso vediamo come mi organizzo. E poi una palette che una palette sembra quasi offenderla, una palettona che è questa di Violet Voss, la Pro, questa palette gigantesca che ha tutti i colori che vi possono servire. Io sono felicissima di averla presa, era un desiderio che avevo. Ho utilizzato soprattutto, li ho utilizzati quasi tutti praticamente, però soprattutto sono messa molto in ombra, un pochino. Comunque, questi colori qua, soprattutto per un look da sera, sono andata un po' su questi marroncini così, un po' belli scuretti, ma ci potete giocare che è una bellezza. Poi ha uno specchio enorme, potete truccarvi. E poi ho utilizzato anche spesso, diciamo, questi colori che sono della collezione Free Domination di Nabla, soprattutto questi due colori, uno e due, che sono i miei preferiti in assoluto. Lui da morire, lui è qualcosa di meraviglioso. Si chiama Virgin Island, comunque è bellissimo, ricorda il nostro mare. Ebbene sì, ce ne possiamo super vantare, bellissimo, è stupendo, è una meraviglia. E quindi questi ombretti di questa collezione, diciamo, sono mi hanno fatto compagnia quest'estate, lo stesso, bellissimi anche loro. Di questi sono sicura di non avervi fatto il video, quindi se vi può interessare, anche se l'estate è un po', diciamo, così, però fatemi sapere, ve lo realizzo, mi fa più che piacere. Ho una marea di video che vorrei fare, spero, insomma, di riuscire a farli. Adesso però passiamo alle matite, matite occhi. Ho abbandonato da un po' il nero e sto andando a utilizzare spesso e volentieri questa matita di Chanel automatica che è la numero 926, è un marrone molto molto scuro. Ve la faccio vedere qua. Waterproof, sembra quasi nera, ma è un marrone scurissimo. Mi piace tantissimo, dura tantissimo, si sfuma che è una bellezza ottima. Due matite colorate, anche lei la conoscete, ma non mi esce mai il nome. Narval, penso si dica così, ma tanto ve lo lascio scritto come sempre. Questa ormai l'avete anche già vista, è di Neve Cosmetics ed è questo azzurro bellissimo. Questa la utilizzo tantissimo nella rima inferiore, interna, e apre lo sguardo. Che è una bellezza, davvero bellissima. Mi fanno sempre tutti i complimenti quando la indosso. Un'altra matita che adoro è questa di Smashbox Baller, si chiama così ed è un verde anche questo stupendo.
una matita che dura tantissimo, anche lei sulla rima inferiore interna, anche lei la utilizzo sia all'interno che all'esterno e si sfuma davvero benissimo. Queste erano le matite pochissime, prima o poi mi cadrà veramente qualcosa. Come mascara non mi soffermo, ma sono sempre i miei soliti, vediamo un po' se la luce non mi abbandona. Il primer mio solito di Dior, che diciamo mi aiuta diciamo nella stesura poi del mascara, ma è soprattutto un trattamento rinforzante delle ciglia. E poi diciamo questo mascara di Dior, che è questo Pump Volume, vabbè, si schiaccia qua e preleva appunto il prodotto ed è fatto così. Anche lui me l'avete visto utilizzare, lo indosso anche oggi ed è una mascara buonissimo, molto molto buono. E poi questo, che credo non ci sia praticamente più, è il Maxi Mode di Kiko. Io lo utilizzo solo per le ciglia inferiori perché ha uno scovolino piccolissimo e credo l'abbiano riproposto in una collezione, ma io non sono aggiornata con Kiko e quindi non vi so dire il nome. Comunque, fatto così piccolissimo mi permette di andare a prelevare tutte le ciglia piccoline e a pettinarmele, perché quello che mi interessa è soprattutto disciplinarle, perché sono molto indisciplinate queste ciglia, se ne vanno per i fatti loro. Passiamo ora alle labbra. Qui ci sarebbe da insomma, ho giusto fatto una selezione perché davvero li ho utilizzati, ne ho utilizzato davvero tantissimi. Vado a illustrarvi così molto velocemente le matite labbra che ho utilizzato più frequentemente in questo periodo, nel periodo estivo, e sto parlando della mia adorata 03 24 ore di Deborah Milano. Questo è un nude e anche lei me l'avete vista usare sempre, sempre e sempre. E infatti mi sono fatta la scorta perché vi ho già detto questa mia preoccupazione. Dei prodotti che mi piacciono poi vanno sempre fuori produzione, per cui tra vedere e non vedere ho fatto la scorta, tipo supermercato. Poi un'altra matita che adoro è questa di Huda Beauty ed è la Trophy Wife, sempre un nude, però rimane più rosato, bellissima, molto morbida, duratura, bellissima, mi piace tantissimo. Ho preso anche la tinta abbinata. Poi altre matite bellissime, è stata una bellissima scoperta. Queste di Kiko fanno parte delle, penso si chiamino le Creamy Color Comfort Lip Liner. Ho la numero, andiamo per ordine di numero, la 304, sì, anche questo un nude rosato. Poi ho la 313, che è questo colore qua, morbide, si stendono che è una bellezza e durano tantissimo, anche usate proprio da sole, a mo' di rossetto. La 315, insomma, ho una bella fantasia, io ho tutti questi colori, sempre tutti nude, ma sono quelli che utilizzo di più. Poi, sempre parlando di nude, vi faccio vedere quest'altro rossetto che, no, bugia, scusate, torniamo alle matite che mi è sfuggita. L'ultima è la di Puppa, la 400 Made to Last. Sono queste automatiche, fatte appunto così. E ve la lascio qua. Bellissima, anche lei dura tantissimo. Passiamo ai rossetti. Vi stavo appunto facendo vedere questo di Wycon. Questo era di una collezione, non me la ricordo, magari ve lo lascio scritto. È il numero 04. Non è uscita da tantissimo questa collezione, non so se ci sia ancora. Ve lo faccio vedere qua, questo rossetto nude bellissimo, rosato. Molto confortevole, profumo buonissimo, che per me è fondamentale. E poi magari mi pulisco un attimino, così vi faccio vedere, e lì devo andare di appunto così polso, perché sennò devo fare veloce perché mi è rimasta veramente pochissimo spazio.
Rossetti che io adoro sono questi qua, di Yves Saint Laurent, e la linea è Rouge Volupté Shiny. Io ho il numero 47, che è questo nude, anche lui usato tantissimo, hanno un profumo fantastico caramellato, buonissimo, troppo troppo troppo. Poi ho il numero 50, che è questo bellissimo rosa, bello luminoso anche lui, e il numero 57, questo un po' aranciato, ecco, perfetto per la stagione estiva. Tinte labbra adorate, vi faccio vedere questa di Smashbox, questi due. Allora, abbiamo la Big Spender, che è questa qua. Poi abbiamo la Shock Acrylic, che è questa qua. Poi un'altra tinta bellissima è questa di Clio. Volevo farvi anche il video di questi prodotti. Questa è la Play Art, colore stupendo. E invece dei cream, o rosa indiano, questo rossetto bellissimo. Vediamo un po', facciamo lo swatch da questa parte, eccolo qua, stupendo anche lui. Vi faccio il video perché questi prodotti sono davvero bellissimi. Ho intenzione di fare un altro ordine perché mi sono piaciuti tantissimo, una tipologia di rossetto che a me piace tantissimo. Finisco con l'ultimo rossetto, che fa parte dei Dior Addict Lacquer Stick. Vi ho fatto il video di questi rossetti, quindi ve lo lascio scritto giù se vi interessa saperne di più. Anche loro sono dei rossetti fantastici, questo è il rossetto. Ultimi due prodotti preferiti dell'estate, dopodiché vi abbandono. Vi devo abbandonare. Sto parlando dello spray fissante che mi ha accompagnato tutta l'estate e continua ad accompagnarmi ancora. Sto parlando dello spray fissante di Urban Decay, ottimo, mi tiene a bada il trucco per tutto il giorno, quindi indispensabile, non posso stare senza, mai senza. E poi profumo dell'estate, assolutamente lui, non c'è scritto da nessuna parte, comunque fa parte della famiglia dei profumi di J'adore. Lui è J'adore Enjoy, credo si pronunci così, ed è un profumo fantastico. Bello frizzante, rimane piuttosto dolce e non è, non piace a tutti, lo so, qualcuno c'è chi lo adora e c'è chi non lo sopporta, ma come un po' tutti i profumi vanno poi messi addosso e uno se li deve sentire addosso, appunto, a contatto con la pelle, poi cambiano, quindi il profumo che sembra bellissimo, poi addosso non ce lo sentiamo proprio bene. Io adesso vi devo assolutamente abbandonare, spero di non avervi fatto la testa così, di avervi tenuto compagnia, magari vi ho dato spunto per qualcosa, vi ho dato, vi ho, insomma, così, ispirato per qualche acquisto, e se mi sono dimenticata qualcosa, magari, ve lo lascio scritto giù, o comunque, insomma, ci riaggiorniamo, ci sentiamo. Scrivetemi, scrivetevi, sì, iscrivetevi, quello era proprio una priorità. Di inizio video, grazie mille per aver visto tutto il video e io vi aspetto al prossimo. Ciao!